Ciao e bentornati al bar della fotografia. Oggi facciamo esperimenti pericolosi, parliamo del Super Takumar 1.450, quello radioattivo. Ciao Antonio, Ciao a tutti. sei pronto ad essere irradiato? No. Oggi vogliamo fare un'analisi pseudo, anzi proprio non pseudo, per niente scientifica, Niente. su un famoso obiettivo, appunto il Super Takumar 1.450, che si dice essere radioattivo. Per cui, Antonio, dammi pure questo. Cos'è che hai preso per fare sto Banane. delle banane? Sì, bravo, Dopo complimenti. capirete perché le banane. Poi ho trovato, rispolverando tutte le macchinette vintage che ho così, ho trovato un obiettivo, ho guardato su internet cosa fosse e ho letto che potrebbe essere radioattivo. Potrebbe essere Poco, radioattivo, però potrebbe essere quindi radioattivo. vogliamo capire se è vero. Quindi ho recuperato anche un bellissimo contatore, come si chiama? Geiger. Geiger, non Geiger, cioè, o Geiger o No, Geiger. Geiger. O Geiger, adesso non so Bene. esattamente la pronuncia. Vi lasciamo E qui il link prendo. di questo se volete acquistarlo anche voi. Preventivamente l'ho messo. Non ti fidi, No. vero? Non ti fidi. Per Per niente. niente, che No. cos'è? Che cos'è? Non... Cos'è quella cosa qua? Al È una macchina fotografica al cartoccio di cartoccio. piombo. È un foglio di piombo di Questo 4 kg è un foglio di circa. piombo perché così scherma le radiazioni. Esatto. Quindi Facciamo l'unboxing? facciamo l'unboxing radioattivo. Va bene. Scarto io? Scarta tu. Basta che lo tieni lontano dai gioielli di famiglia e Voilà. allora. Io direi che adesso Scartiamo la il copertina, cartoccio lo mettiamola puoi lì e poi anche dopo. togliere e vediamo che Oh cosa la Madonna! abbiamo qua. Ah, scusate! Perfetto. Pentax. Qui abbiamo una Pentax. Allora, intanto l'abbiamo detto anche in una puntata precedente che appunto ci sono. No, quando eravamo da Geremia, Da giusto? Geremia. Ecco, alza un attimo il ditino di là, ecco lì avete il video di quando siamo stati da Geremia, perché gli raccontavo appunto che bisogna stare attenti a degli obiettivi che possono essere radioattivi, e quelli che sono radioattivi lo si capisce subito guardando la lente frontale se è gialla. Gialla, Perché è esatto. gialla? Perché all'epoca si usavano per ottenere delle prestazioni superiori alla media, si usavano delle terre rare, fra cui il lantanio. Il lantanio, dopo diversi decenni, comincia a decadere. Comincia a decadere, quindi diventa la caratteristica lo si riconosce perché diventa gialla o il vetro proprio. È un processo che, quello della colorazione, non della radioattività, può essere invertito esponendolo direttamente ai raggi del sole. Il giallo va un po' via, non sparisce del tutto, però la radiazione Rimane. rimane perché comunque il materiale sta decadendo, ormai è passato del tempo da quando è stato lavorato, per cui andrà sempre di più a decadere. Ma posso farti una domanda? Certo. È pericoloso scattare con una macchina se dovesse essere radioattiva? Ok. E dipende da quanto è radioattiva. Adesso noi non siamo in grado ovviamente di dare delle cose scientifiche, facciamo solamente una misurazione giusto per capire quanto è più radioattivo della radioattività di base Di base, dell'ambiente, perché certo. sapete che esiste una radioattività di base ambientale, appunto, che può variare a seconda anche dei luoghi e anche dei luoghi dell'elevazione dei luoghi, perché per esempio in luoghi seminterrati potrebbe esserci il gas radon, solitamente c'è il gas radon che è un gas radioattivo, infatti nei seminterrati è Ma in buona natura? in natura, Ah, sì. ok. Sta in basso, per cui lo trovi nelle cantine, nei sotterranei e così via, ed è quello abbastanza pericoloso, si riesce a misurare tranquillamente con un contatore Geiger. Quindi io direi che possiamo Ne posso dirti una cosa, cominciare. un'altra cosa? Sì, Ma le te banane perché me le fate portare? lo dico Ah, dopo. ok.
Va bene, con cosa iniziamo? Apriamo, Guardiamo prima no, la macchina? apriamo prima il No, apriamo il contatore contatore Geiger, Geiger. dai, che vediamo. Sono curioso perché non ne ho mai avuto uno in mano e Io quindi penso non. che sia un modello proprio di quelli da battaglia, questi Sì. qui base, così non sono quelli. Speriamo che misuri. Speriamo, non so, io l'ho acceso ma non c'è ancora la pellicola, vuoi fare unboxing? Il peeling. Il Peeling in diretta del peeling. contatore. Intanto vediamo se si accende, Antonio, cosa dici? Accendersi si accende. Chi è quel signore che Ernest sta? Rutherford, non so chi sia, la mia ignoranza Ma anche totale. la mia, non preoccuparti. Ok. Passiamo oltre. Allora, qui ci sono le varie. Cioè, oddio, il libretto di istruzioni non l'ho letto, per carità. Non ne hai mai letto, penso, uno in vita No, tua. qualcosa ho letto delle macchine fotografiche, mi hanno insegnato di leggere i libretti. Vabbè, qui abbiamo delle indicazioni, però tu almeno hai Di provato ad solito è la accenderlo, per L. cui mettilo in misurazione Esatto, e così. vediamo. E quindi possiamo vedere subito che. Magari allontana questa, Sì, vediamo. possiamo vedere subito che abbiamo Se lo prendo in mano, magari ci sono radioattivo pure una radiazione di base in questo ambiente che è di 0,1719 microsievert ora. L'unità di misura su cui è settato adesso, penso che abbia anche le altre unità di misura, però in questo sì, c'è scritto momento come fare, ma sì, vabbè, insomma. lasciamo queste qua. Ok. Quindi abbiamo una radiazione di base che oscilla fra i 17 e i 23. Adesso forse Forse se ti si allontani allontana, dai. anche da lì, ok, però abbiamo Esatto, si capito. abbassa. Passiamo all'oggetto da misurare, cosa dici? Passiamo subito all'oggetto a misurare. Non parliamo dell'obiettivo, parliamo dopo dell'obiettivo. Misuriamo subito. No, parliamo dell'obiettivo. Sì, ma perché volevo arrivare a parlare Ah, dell'obiettivo. ok. Se poi magari non me lo punti addosso, sarei anche più Ti faccio il raggio laser. Pam, pam, felice. pam, pam. Allora, che cosa abbiamo? Intanto vediamo se è vero che è giallo. Attenzione che non bisogna confondere i trattamenti superficiali con il giallo. Ora, obiettivi che sono veramente gialli hanno una colorazione molto più accentuata di questo, né? Perché qui c'è anche del trattamento superficiale, oltre che Ovviamente. al. Intanto diciamo che è un obiettivo che è stato prodotto dalla RAI dal 64 al 66, è un 8 Sì. lamelle, 8 lenti in 6 gruppi, è un 1,450. Ripetiamo, veniva usata questa terra rara, il lantanio, insieme anche ad altre, però quello che adesso non interessa è vedere il lantanio, anche perché vedete che anche dietro c'è una, a parte dei graffi, è sporco, È sono. sporco perché è un po' toccato. Bravo, Prego. grazie. C'è della colorazione abbastanza evidente. Per cui io direi che possiamo provare subito a. Qui si è un po' si è già aumentato. Possiamo provare Proviamo. subito a puntare in modo che riusciamo Ma non so anche a dove misura, se riprendere. fosse dietro, non No, so. dovrebbe misurare qua davanti. Per cui vedete che la radiazione è già praticamente raddoppiata a questa distanza. Siamo a 31 microsievert ora. Adesso io lo avvicino pian piano alla lente posteriore. Vediamo cosa succede. Vedete che sta salendo. Ok. Quindi della radiazione che viene emessa in più rispetto alla. Guardi come sale. Aspetta che cambio la mano. Eccolo qui che sta. Si sente anche il ticchettio. Siamo a 1 microsievert ora. Quindi siamo a 5 volte la radiazione di fondo. Sta salendo ancora. E sta salendo ancora. Questo sulla lente posteriore. Proviamo, probabilmente sale ancora. Vedete anche il grafico come è salito. Lo invertiamo, cambio la mano e vediamo di. Tengo io Bruno, fai prima. Noi, se me lo avvicini tu invece quello lì che io riesco a riprendere. Ok, se glielo tieni davanti, vediamo un attimo cosa fa sulla lente frontale, perché so per certo che, come abbiamo già dimostrato, che quella che è maggiormente radioattiva è la La posteriore, posteriore, ok. che per fortuna
appunto è posteriore, quindi quando è nella macchina, la macchina parzialmente scherma. Dopo magari facciamo una prova per vedere cosa Cosa passa si... dall'altra parte. Ok, un'altra domanda. Incide sulla pellicola la radiazione? Sulla pellicola incide su la radiazione sulla pellicola incide su pellicole molto molto sensibili, Ok, quindi parliamo di per esempio 3200. 3200 tirate potrebbe velarti leggermente la pellicola. Quindi sul frontale siamo praticamente a 3 volte la radiazione di base. Prova a rigirare il e lasciamolo un attimo lì. Praticamente ci stiamo facendo una La radiografia. radiografia. E vedete che sta salendo ancora. Ecco, Sono valori preoccupanti questi? Ok. questo io non lo so, spero di no per noi, ecco. Scopriremo nei commenti se siamo in Però pericolo. vedete che sale continuamente, siamo a 1,4, diciamo che facciamo 0,20 la radiazione di base. Quindi siamo già a 7 volte, 7 volte la lezione di base. adesso sta calando. Proviamo a rimontarlo nella macchina e andiamo a misurare. Faccio un reset magari. Sì, fai pure un reset, prova a rimontarlo. Intanto, ecco, così ne approfittiamo per dire che è un attacco 40, a vite 42x1, M42, sì. Che passo 1, vorrebbe dire? 42 mm Il di diametro. diametro con passo 1. È il filetto della vite. Ce la puoi fare, Antonio? E dopo Non è le che radiazioni non ho più le sei mani. abituato alle baionette, però no, sì, non è un tubo idraulico per cui lo devi Bisogna tirare, se no serrarlo tanto. perde. Prova a mettere. Accendo. Ah, non aveva il reset, dovevi proprio. No, c'è il reset da Ah. qualche parte, c'è scritto, però non... L più R era reset, comunque va bene. Ok, prova a mettere. Puntare. È il contrario. Però sale, eh. Proviamo a appoggiarlo così, vediamo se riusciamo a... Forse riesce a vederlo. Comunque vedete che passa anche dietro, per cui quando si utilizza la macchina fotografica con questi obiettivi, vedete che la radiazione comunque passa. Perché Può essere contaminata la macchina? Cioè, nel senso, se facciamo una prova senza Non obiettivo... credo, non credo. Beh, comunque non è basso. Però, visto che ci siamo, delle Facciamo delle prove prove scientifiche questa le volta. facciamo. Praticamente sta passando tranquillamente tutto quello che c'era Quello che dall'altra c'era, sì, parte. alla fine sì. Quindi quello che avevo detto io non era vero. Pensavo che la macchina schermasse qualcosa, invece siamo a 1,4 come prima. Adesso sta calando. Prova a staccare l'obiettivo e vediamo se la macchina in sé è diventata radioattiva. Questo magari sai come faccio, poi lo regalo Silvio, non gli dico niente. Vediamo cosa succede. Non succede assolutamente nulla per il Si momento. muove, no, Per sarebbe già cui salito. sì, esatto. Non ha contaminato niente. Quindi la macchina. Adesso vediamo un attimo se sale, lasciamolo un attimo lì. Sì, però era 0,20 anche prima. No. No, quindi la macchina Sì, no, non 0,20 è la subisce. media, comunque ho visto Sì, anche l'altro esatto, giorno non, a Enni. non subisce alterazioni di questo tipo. Quindi, in soldoni. Bisogna starci Bisogna attenti. starci attenti, esatto. Non mette... Ah, fammi vedere, fammi un'altra prova scientifica, Bruno, perdonami. Visto che la macchina non scherma, L'isolamento, e questo è piombo, quindi dovremmo andare sul sicuro. sicurissimo. Ti hanno venduto del piombo falso. passa tutto. Amplifica la cosa del Ti hanno venduto del piombo piombo falso. falso. Ma che roba. Io con questo video mi lamenterei con chi ti ha Con venduto chi questa è cosa, venduto? perché questa cosa non sta schermando assolutamente nulla, Non sta schermando è tutta veramente una niente. finta. Come è possibile? Cioè, guarda che roba.
Tutta una finta. piombo radioattivo? Cioè, Vabbè. guarda che va a 1,70. Sì, è andato addirittura di più. Cioè, di più. Benissimo. Fantastico. Piombo fasullo. Piombo fasullo, toglielo pure. Tieni pure via anche Se vi vuoi un obiettivo regalo. l'obiettivo. E adesso però arriviamo al dolce, Al o meglio dolce. alla frutta. Siamo alla frutta ormai, perché le banane. Sì? Tappo lì. Sì, volevo mettere su il filtrino che viene su. Di suo. Alla lente frontale, Si ok? vede il filtro Il lì. filtro. Perché le banane? Perché le banane sono anche loro radioattive, in quanto contengono il potassio è un elemento radioattivo. E adesso andiamo a verificare una banana che cosa ha di radioattività. Quindi Riaccendo. riaccendi, tenendo Ok. conto che Togliamo questa qua. la parte di base, appunto, è 0,20 microsievert ora. Vediamo quant'è la banana. Facciamo una scommessa. Potrebbe essere da 1,5 al doppio, Come da 1 a 5. da 1,5, quindi da 30, da 0,3 Ah, a al doppio della. 0,4, ipotizzo. Proviamo. Non lo so, io sì, può essere. Ma magari è troppo matura o è troppo poco matura, non so. No, No, troppo, quello non penso è troppo che. matura, mi sa che queste Allora, banane sono proviamo. bruttissime. Vado. Vai, quindi noi abbiamo. Metti su e Chiamalo così, vediamo. vediamo cosa dà una banana. Per adesso non dà assolutamente nulla. Sta Qualcosa sta salendo salendo. un po'. Sì, non il doppio, il 50% in più circa, però. Sì, quindi diciamo che abbiamo un'oscillazione Qui 26, un po' più alta, leggermente più alta, però leggermente più alta, ma poca assolutamente roba. Sì, insignificante. Quindi assolutamente. è vero che una banana è leggermente radioattiva, Poi ma c'è da oh, dire che sì, l'accuratezza di questo esatto. strumento. Quindi, però ce le siamo sempre mangiate le banane, per cui non L'abbiamo penso che usato sia un problema. adesso, l'abbiamo usato, posso fare il reso? No, non sono quel tipo di No, persona. Non sono quel tipo. niente, per cui niente, non voleva essere, ripeto, assolutamente nulla di scientifico, ma solamente proprio una curiosità di quello che possiamo rilevare al nostro interno. Ecco, io non me lo porterei, Certo. rimane lì nella collezione Sì. e la cosa finisce lì, perché comunque. Sappiamo che la radiazione non è altissima, comunque è 7 volte quella basale, per cui se uno se lo porta in giro per una giornata magari Non è il non è il massimo. massimo. Niente ragazzi, era una puntata così un po' fuori dall'ordinario, a parte la copertina che avete visto molto simpatica, il resto l'avete visto com'è. Grazie, grazie Antonio per questo esperimento Grazie a voi. e. Silvio sì, sempre dietro le Silvio è quinte. sempre dietro le quinte, che fra poco si addormenta e No, fra poco ci serve la grappa, ci fra poco, serve una perché se grappa. no facciamo il bara di cose. Alla prossima, ciao, Ciao a tutti. ciao, ciao.